Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio del podcast La Chitarra Blues e Oltre. Io sono Davide Pannozzo, sono un chitarrista di Modern Blues e sono il fondatore di Guitar Lab, la prima accademia online in Italia dedicata esclusivamente alla didattica sulla chitarra blues. E su questo podcast parleremo di musica, di blues, di chitarra e ragioneremo su alcuni aspetti che ci faranno vivere la musica in maniera, speriamo, più positiva e quindi aiutarci a suonare anche meglio. Come sapete, io vivo a New York da circa 5 anni e qualche giorno fa ero qui a Central Park con mio figlio e ragionavo su un'idea molto semplice. Ognuno di noi è sempre insegnante e allievo nello stesso momento. Da neopapà infatti cerco di insegnare a mio figlio a muovere i primi passi nel mondo e lui costantemente mi insegna anche la meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo che con gli anni poi noi adulti dimentichiamo e finiamo per dare per scontato. Ma che cosa c'entra con la musica? Beh, questo è un concetto strettamente collegato anche alla sfera dei suoni. Siamo presi da una vita frenetica, viviamo in un mondo ultra veloce, super tecnologico, che spesso dimentichiamo la nostra vera natura, il nostro vero scopo di vita. O diamo per scontate alcune cose che sono fondamentali per andare avanti e migliorarsi ogni giorno. Per esempio, dimentichiamo qual è stato il motivo per il quale abbiamo iniziato a suonare qualsiasi strumento, non soltanto la chitarra. Oppure cos'è che ci fa stare davvero bene quando suoniamo? Che cosa desideriamo ottenere nella musica? Qual è la nostra definizione di successo sullo strumento, nella musica, in tutte le cose che noi facciamo? Ma se ragioniamo con questo spirito sulla nostra vita e sulla nostra crescita artistica, possiamo mettere un punto fondamentale che cambierà anche il nostro approccio allo studio. La musica è talmente tanto vasta che solo considerandoci eterni allievi riusciremo a comprendere e ad avvicinare il nostro ideale musicale. La musica, come la vita, è una ricerca costante e senza fine. E se c'è una cosa che ho imparato suonando e collaborando con i grandi nomi con cui ho avuto la fortuna di suonare, è che la bravura è sempre direttamente proporzionale all'umiltà e alla voglia di capire cose nuove. Bisogna sempre essere curiosi, aperti ad imparare da qualsiasi persona, da qualsiasi musicista. E da qualsiasi condizione, da qualsiasi situazione. Solo se siamo curiosi e umili nell'apprendimento otterremo dei grandi risultati. Se mettiamo al primo posto noi stessi, quando suoniamo con gli altri, non faremo altro che sovrastare gli altri musicisti, per esempio. E solo mettendosi invece al servizio della musica che diventeremo un tutt'uno con essa. Ed è per questo che sono convinto che la conoscenza debba essere alla portata di tutti. Io sono studente e insegnante in ogni giorno della mia vita. E il dovere è quello di tramandare le mie conoscenze senza filtri e costrizione alcuna affinché l'evoluzione musicale possa andare avanti passo dopo passo, individuo dopo individuo. È proprio questo il mio obiettivo attraverso la didattica che trovi sulla mia accademia Guitar Lab. È questo l'obiettivo che mi sono posto per la creazione di questo podcast o attraverso le newsletter che invio ogni domenica agli iscritti membership della mia accademia. Come diceva Miles Davis, la vera libertà sta nella conoscenza. E se pensi all'effetto domino che puoi creare nel mondo, tutto diventa davvero incredibile. Lo dicevo in qualche episodio fa, una delle regole fondamentali per raggiungere il successo, la nostra idea di successo, è sempre la stessa. Apprezza per essere apprezzato, dai per ricevere e ama per essere amato. Non tutti i percorsi sono uguali e da docente ho la grande responsabilità di vedere quali sono le capacità dei miei studenti,
renderle evidenti, custodirle e farle crescere ogni giorno attraverso dei piccoli passi. Anche perché ricordate sempre, tutti hanno una canzone da cantare, nessuno è escluso. Quindi detto questo, ti inviterei appunto a ragionare su qual è la definizione di successo, cosa ti farebbe sentire davvero appagato nella musica, e ricorda per quale motivo hai preso lo strumento e per quale motivo hai iniziato a suonare, soprattutto nei momenti più difficili. Bene, per chiudere questo nuovo episodio del nostro podcast La Chitarra Blues e Oltre, vorrei consigliarti un nuovo disco. Si tratta del disco di Jimi Hendrix, Axis Bold as Love. È il secondo album della Jimi Hendrix Experience, pubblicato nel 67. L'album riscuote un grandissimo successo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. E pare che la grafica iniziale dell'album non soddisfacesse le esigenze di Jimmy, che in quel periodo sentiva il bisogno di farsi conoscere per ciò che era. In un'intervista dichiarò infatti che la copertina più adatta all'album avrebbe dovuto mostrare il suo retaggio da nativo americano. Pare inoltre che poco prima del completamento dell'album Hendrix dimenticò i nastri master del lato A del disco in un taxi e non vennero mai ritrovati. Quindi si dovette procedere ad un veloce remissaggio del lato A, anche se questo non piacque molto a Jimmy e a Kramer, ingegnere del suono storico di Jimmy. Il primo lato venne rimasterizzato in una notte sola. Il bassista del gruppo Noel Redding dichiarò invece che quest'album, secondo lui, era il migliore tra i tre pubblicati. Tra le varie canzoni spiccano Spanish Castle Magic, Little Wing, If Six Was Nine, Castle Made of Sand, un disco davvero eccezionale. Bene, per questo episodio è tutto. Se hai qualsiasi domanda puoi sempre scrivermi a info@davidepannozzo.com e se non l'hai già fatto puoi andare a dare un'occhiata alla mia accademia online, Guitar Lab Modern Blues Guitar Academy Online, all'indirizzo guitarlab.davidepannozzo.com. Bene, noi ci sentiamo presto e mi raccomando, buon blues!